Eccoci nuovamente amici di Obiettivo News in una nuova portata di 2 e 4 ruote passione motori. Ci addentriamo nuovamente all'interno del mondo del motociclismo, ma con una caratteristica particolare. Infatti oggi parliamo di Sidecar, non ne abbiamo mai parlato, ne parliamo con l'equipaggio composto da Loris Bottino e Simone Vigna. Benvenuti nei nostri studi. Grazie. Con voi voglio parlare appunto di questa disciplina un po' particolare, non è da tutti i giorni, non si vedono tutti i giorni Sidecar, iniziando magari da come è nata la vostra passione. La tua, Loris, ha inizio parecchi anni fa. Un po' di anni fa, sì, nel 97, ho iniziato come passeggero e poi l'anno dopo ho iniziato a guidare e poi da lì ci sono stati tanti passeggeri, tante gare. E all'inizio facevamo solo tante gare, quelle più vicine a noi. Adesso negli ultimi anni abbiamo preso a fare il campionato per intero, quindi è un po' più impegnativo. Che vi porta un po' in tutto il nord Italia? Il sud Italia. Sud? Sì, dal centro. Più centro-sud, che sono quasi tutte dalla Toscana in giù. Adesso la prossima è Perugia, quindi c'è un po' di chilometri. Purtroppo qua al nord non ne fanno quasi più. Sta un po' morendo le salite. Una passione però per i motori che nasce in te, al di là del Sidecar, sì. Ancora prima. Sì, con moto da cross, mi è sempre girato con qualsiasi cosa. Invece tu, Simone? Io, grazie a mio padre, mi ricordo sin da piccolo, lui faceva gare appunto a livello di salita, ce n'erano molte di più qua in zona. E niente, da lì ho avuto, diciamo, una passione più per il Sidecar, proprio perché lui correva, al di là dei motori in sé. Per vari motivi ho dovuto abbandonarlo e poi negli ultimi anni abbiamo collaborato, mi siamo ritornati un po' a divertirci, ma non a livelli competitivi e gare. E poi niente, 2 anni fa ho trovato Loris che mi ha dato una grossa mano sul nostro mezzo, mi ha chiesto di fare 2 giri con lui e da lì mi ha chiesto se volevo stare di fianco e ci ho provato, adesso siamo qua, mi sto divertendo. Ti stai divertendo? Un sacco. Tu, Loris, insieme a Simone Zamboni sei 3 volte campione italiano su Sidecar di velocità in salita. Sì, anche lì per caso è saltato fuori che lui voleva provare, abbiamo provato. E dal primo anno siamo già andati abbastanza d'accordo, anche come peso, e ci trovavamo bene, via. Lui poi arrivava anche lui dalla prima famiglia di sidecaristi, quindi sapeva fare il suo lavoro e ha imparato subito, ma anche lui il primo anno è iniziato così, ma io quest'anno non posso lamentarmi. Ha voglia di imparare, lui impara, cioè quello che gli dico lui lo fa, quindi certo di farlo. riusciamo ad andare forte, abbastanza forte. Qual è la difficoltà? Le difficoltà da parte tua e da parte del passeggero? Il problema più grosso sono i pesi, perché lui rispetto all'altro Simone è tanto più alto e tanto più pesante. E quindi lo senti di più muoversi, però appunto se lui riesce a muoversi più dolcemente possibile, io riesco a gestire meglio il mezzo. Lui impara bene, cioè quando gli ho detto, mi ha cercato di capire come muoversi tutto, lui lavora bene, quindi non posso lamentarmi. Difficile nelle salite sono le curve l'una dietro l'altra, che porta lui più deve muoversi veloce, più muove il mezzo, ma penso con una, siamo riusciti anche a trovare una quadra con l'assetto e tutto, non ci lamentiamo, no, via. No.
un allenamento anche abbastanza, ci vuole tanto allenamento anche sì. per te essere sia a livello fisico anche di agilità e poi a livello anche pratico di provare. Più che altro sarebbe starci sopra, passare tante ore lì sopra e allora lì si migliora sempre più. Però ci vuole tempo. Questa è una passione, non è il nostro lavoro, quindi dobbiamo cercare di farlo nei ritagli di tempo. E niente. Sì, il feeling che ci vuole, esatto. ci vuole comunque un feeling tra, sì. tra il pilota e il passeggero, sì, sì. come fiducia. Nei rally tra pilota e navigatore, comunque deve essere una cosa complementare. Sì e no, perché magari nel rally due parole, un comunicare qualcosa magari... Poi sì, voi avete poi soltanto una comunicazione non verbale. Niente, qua vai e... O ci sei, l'anno scorso che si era dissoldata la maniglia la prima curva, garantisco che ho detto adesso come glielo dico e lì cerchi di aggiustarti, non c'è modo di comunicarsi, fai certo. quello che c'è da fare e cerchi di aggiustarti. L'unico problema è quello lì che noi non abbiamo potete... un interfono, quindi non possiamo... Cioè quando senti che c'è qualcosa che non va, dici, allora ti giri a guardare, però c'è ancora, l'ho perso. Perdi tempo. L'unica diversità è quella. Riusciamo, cioè andiamo a provare la strada il giorno prima con il motorino e cerchi di capire qui e sì, lì, qui dove i punti più difficili, cerchiamo di metterci d'accordo prima e poi quando andiamo su vediamo come va, infatti c'è adesso va già bene che fanno le prove il sabato, quindi abbiamo sì. dal 2-3 manche il sabato di prove e riusciamo a girare anche di più. Invece prima avevi solo la gara la domenica, e non la parte più comoda per noi visto che non possiamo usarlo al mezzo. L'altra cosa che possiamo provare è quando andiamo in pista qui a Lombardore. Infatti volevo appunto chiederti dove potete provare, dove sono, che riuscite a provare il Sidecar? L'unica pista, che quella più vicina è Lombardore, quindi andiamo lì. Se no c'è le colline anche, però è un po' più lontano. Un po' più distante. Però. Sì, Lombardore è abbastanza comodo. È comodo, sì. Visto che ci lasciano anche girare, perché se no volessimo andare a girare tipo Misano. Il problema più grosso è quello, che non c'è più nessuna pista che ci vuole. Non ci vuole più nessuno. In Italia infatti le gare in pista per i Sidecar sono praticamente bandite. Sì, perché la federazione non organizza un trofeo perché siamo rimasti pochi. Poi chi fa le salite non va in pista, chi va in pista non viene in salita. Qual è la differenza tra correre in pista e correre in salita? In salita è tutto più veloce, più... Una più concentrata. Una curva dietro l'altra, quindi c'è tutto subito. Sì, è tutto più immediato. La pista è più bello perché giri di più. Più velocità. Però sì, c'è più velocità, c'è più tempo anche per lui perché le curve non sono lunghe dietro l'altra come potrebbe essere una salita. C'è molta differenza, soprattutto con la velocità. Salita qui ormai sono diventate abbastanza sicure. Sono pericolosissime come sembra, sì. anche se sono gare su strada, però le velocità sono basse. Sono ridotte. Negli anni passati le gare in salita, vabbè, qua ce n'erano tantissime, sì. che adesso praticamente non ci sono più, no. e specialmente anche nella vostra categoria c'erano tantissimi iscritti. Sì, come c'erano più equipaggi forse. C'erano tanti, sì, si arrivava io parlo degli anni 2000, 90-2000, erano anche 15-20 sì. equipaggi. Sì, in pista sì, in salita un po' meno, però sì, tra l'altro c'era anche suo padre. Tra gli altri. Sì. E lui girava alto così. Sì, era un... Lui prendeva le misure per quando poi sarebbe cresciuto. Quello che poi sono cresciuto. Misure. L'ha prese male le misure. Vabbè. Come mai ci sono più pochi è un po in generale? In generale iscritti. Perché i costi di un mezzo sono elevati. Per comprare un Sidecar, adesso c'è il mio Sidecar, stiamo parlando di un mezzo del 94, è quasi d'epoca, però corro, vince ancora. Sì. Direi che i risultati sono buoni, quindi... Ha un buon manico lui, però non diciamolo.
sono gli altri che vanno più piano. Ah, gli altri vanno più piano. Però i ragazzi preferiscono magari una moto, è più facile, che anche portarlo in giro ci va. Sì, diciamo. Beh, che sidecar ha il suo lato anche ingombrante. Un'altra difficoltà è anche completare proprio l'equipaggio. Magari... Sì, io sono già due volte che mi salvo al pelo. Perché con Simone Zamboni per caso ci siamo trovati e siamo partiti a fare, che poi è venuto delle tre stagioni belle, e con lui di nuovo, questo era un mese prima della prima gara. Un mesetto, sì. Si fa difficoltà a trovare passeggeri. Sì, perché, cioè, poi i passeggeri possono farlo tutti, però poi, cioè, tipo lui, io l'ho provato la prima volta, ho capito che era bravo. Che poteva... Poteva farcela, e infatti non mi sono sbagliato. come non mi sono sbagliato con Giuseppe Bona, che ho visto anche un altro per tanti anni. Tu stesso sei stato passeggero. Sì, però io magari non ero. Preferito stare dall'altra parte. No, adesso è l'altra domenica che abbiamo girato, che ha guidato lui il suo mezzo. Ha fatto da passeggero. Ho capito che però si fa fatica dietro. Sì, diciamo che è anche faticoso. Così almeno magari dalla prossima gara pretende un po' di me. Capisce cosa... Dice, cavolo, si fa fatica là dietro. Capisce cosa vuol dire fare il passeggero, ma lo sa perché... Sì, lo sa bene, ma... Lo sa. Però giustamente... Fa bene anche a pretendere un po', così almeno uno si sbroglia un po' e cerca di fare si toglie meglio. Anche... Almeno capisce anche lui come dovrà spiegare al suo passeggero. Speriamo in futuro, se ci riuscirà. A un certo punto dovrai fare anche tu il passaggio. Spero, però. Quella è la difficoltà, e cosa ti viene più facile? Ma difficoltà... Ma io direi che c'è qualcosa di difficile... Non mi viene da dirlo. Ti viene spontaneo? Viene abbastanza spontaneo. Poi certo che su tutte le cose, come tutte le cose, si può sempre migliorare. E se posso dire una difficoltà, magari a livello proprio di movimenti, sono i cambi di direzione per un passeggero. Però dire che c'è un qualcosa che mi viene proprio difficile, non mi viene. Non so perché, credo anche per tutti gli altri viene abbastanza spontaneo. Poi, come dicevo prima, uno più ci passa sopra, più si prende le sue abitudini, le sue cose, e riesce a portare qualche risultato. Ecco. Certo, il sidecar, come dicevamo prima, è anche ingombrante, ma è anche un mezzo per chi non è dell'ambiente o comunque all'esterno, magari che fa comunque attrazione. Sì, sulle persone attira abbastanza. Sì. Anche magari nelle manifestazioni, non propriamente nelle gare, ma non so, nelle mostre. Incuriosisce parecchio. Sì, perché è una cosa che la vedi poco. Sì. E quindi quando vedi questa cosa qui... Poi con uno appeso dietro che non capisci cosa sta facendo. Una scimmia. La scimmia, proprio. Chiamata scimmia. Magari gli viene anche da dire, ma non può starsene fermo tranquillo. Perché lo fa? Bisogna capire che la scimmia si muove, perché altrimenti... Sì, come diceva prima Lore, uno può anche, se deve solo andare a spasso, uno può anche stare lì fermo, però da un certo livello in su anche certo, lui ha la sua importanza. Sì, specialmente per quando fai una lotta con un cronometro. Sì. Tutto il manico ci fa, ma ci fanno anche molto i cambi di direzione vostri. Sì. Siete tutti e due tesserati per il Centauro? Sì. Gli unici tesserati del Centauro come sidecar? Come sidecar, sì. Sì, quest'anno sì. Quindi portate avanti il nome del Centauro, che per tantissimi anni ha avuto tanti campioni, al di là anche nelle altre categorie. Sì, siamo ottimi. Sì. Adesso purtroppo ci sono pochi iscritti, quindi viene anche... Viene difficile. Se doveste consigliare a qualcuno, ai ragazzi, ai giovani che si vogliono avvicinare al mondo della salita e avvicinarsi al sidecar, visto che ci sono pochi iscritti, quali... Come devono fare? Come iniziare? Beh, tutto dovrebbero trovare a provare. Secondo me già proprio anche da passeggero iniziare a provare, secondo me. Quindi il primo step è...
Ma sì, più che altro per capire sì. come funziona. Io devo dire, ripeto, devo ringraziare tanto Loris perché sì, mio padre correva, ma hanno avuto anche molte difficoltà proprio anche nella messa a punto del mezzo negli anni. E tramite Loris, io quando abbiamo ricominciato con mio padre, ho avuto lui che mi ha affiancato e mi ha dato una mano anche nelle cose tecniche. E quindi mi ha reso tutto un po' più semplice, diciamo, quindi si fatica di meno, perché deve essere un divertimento. Se non hai qualcuno che ti guida sulla strada giusta, fai fatica e non ti diverti. Io questo devo ringraziare tanto Loris. Quindi prima di tutto dovrebbero trovare un qualcuno che gli fa provare. Provi a stare nell'ambiente, provi a vedere come funziona. Poi da lì, secondo me, sono dei passaggi automatici che piano piano ti vieni trascinato, secondo me. Sì, se è davvero la passione quella, come tutte le passioni, ti prende. Sì. E invece per guidare? Per guidare lì è un po' più difficile, perché però se tu prima provi dietro, poi vuoi provare, devi comprarne uno, perché non c'è nessuno che ti dice certo. prendi il sedere e vai. Abbiamo provato a prenderne uno per provare a affittarlo, ma poi c'è troppe spese. Il sidecar tutto lo prepari tu? Sì, 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 lo gestisco io, perché in zona non c'è nessuno che cioè che capisce qualcosa. Sì, sì. Perché è un mezzo particolare. Cioè, c'è tre ruote, ma una non guarda l'altra, quindi... Sì, è appunto, è tutto particolare. È un po'... non è una moto che dici, vado da un preparatore e gli dico, la moto fa così, e non c'è nessuno che ti può spiegare, devi essere tu a iniziare, provare, girare, e appunto, far tanti chilometri sopra e metterlo a posto, vedere... cosa cambia, cosa non cambia, e poi andare avanti. Adesso abbiamo trovato abbastanza una quadra, sì. E andiamo abbastanza bene. Però, per iniziare, quello che diciamo, però prima è anche proprio un problema economico, cioè diventa proprio pesante. Sì, diciamo che gli sport con un motore sono tutti molto sì. costosi. E uno deve dare delle priorità e deve vedere cosa vuol fare, via. Come diciamo, appunto, i mezzi, sono quelli che ci sono in zona, sono abbastanza datati e i prezzi sono altissimi. Cioè, tipo, c'è gente che ha dei sidecar da vendere, ma ti chiede ancora 16-17 mila euro. E un ragazzo che vuole iniziare dice, quella cifra lì compra una moto... E magari non gli piace più, cioè, vabbè, che trova, sì. può vendere, però... Ma anche lì venderlo, non è il discorso di prima, è piccolo il mondo, quindi... Sì. Specialmente poi di chi... L'altro problema è sempre anche quello lì, che dici lo compro e poi dove vado a girare? Siamo anche molto limitati. Perché noi siamo fortunati che c'è Lombardore, che quando andiamo lì prendiamo un turno, lo facciamo dividere a metà, facciamo 10 minuti, 10 minuti, e cerchiamo a volte di chiamarci uno con l'altro, così andiamo in due o tre, perché ovviamente loro ti dicono devo fermare un turno per far girare solo te. Sì, anche per un po' girare insieme. Faccio girare 10 moto, ci guadagno di più. Ed è anche da capire, giusto, il loro ragionamento. Però dall'altro è normale che ci accettano ancora. Sì, no, perché sennò diventa davvero difficile. Tutte le volte partiresti per una gara con il punto interrogativo, ma come anche andrà? Proprio provare sì, esatto. a livello meccanico. Esatto. Anche. Poi anche lì sul posto, nel weekend di gara, ci sono molte cose da aggiustare, mi insegna sì. loro. Cioè, ogni salita è a sé. Da mettere a posto il suo assetto e tutto. E infatti va bene che ci sono le prove il sabato, così riusciamo a gestire quella parte a lì. Provare un po'. E boom. Va bene, noi vi ringraziamo di essere stati i nostri ospiti. Vi facciamo in bocca al lupo per la prossima gara. Chiusura del campionato. No, ultima. Penultima. Penultima. Penultima gara. Se va tutto bene. Facciamo se va tutto, non diciamolo. Ecco. Non diciamolo per sì, no, dovremmo vincerle tutte per... ecco.
non diciamolo per scherzo. Diciamo che fino alla fine non lo sappiamo. Ci aggiorniamo poi. Ok. Grazie, grazie mille. Grazie a voi. Grazie a voi. E noi amici di Obiettivo News vi salutiamo, vi diamo appuntamento alla prossima settimana con una nuova puntata di 2-4 ruote passione motori. Continuate a seguirci su Obiettivo News, su ONTV Web e su tutti i nostri canali social. Alla prossima.